Qual è una delle cose che uno fa di più quando si innamora? Ride. Ride? Ah, bello. È contento. Fa tanti effetti fisici, anche bacia, sai, entra al corpo. Ma una delle cose che uno fa tanto quando si innamora è parla. Gli innamorati parlano molto. E di oggi di più, perché quando uno va a casa poi cominciano con i social media, continuano a mettersi in contatto in ogni modo, WhatsApp, Messenger, qualcosa. Quando uno si innamora parla, e parla molto. Alcuni parlano molto, 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 molto. Ma un segno che uno si è innamorato, comincia a parlare molto con la persona. Perché? Perché la prima cosa che vuoi quando ti innamori è di conoscere l'altro, di conoscere l'altra. Se non parli, non ci conosciamo. Se ci guardiamo soltanto, io non ti conosco, tu me lo conosci. Non possiamo innamorarci sempre baciandosi. Dobbiamo parlare per conoscerci. È proprio per questo che la Chiesa oggi celebra il giorno della parola di Dio. Perché Dio è il più grande innamoratore che esiste nel mondo. E parla molto anche, più che noi pensiamo. Tante volte noi l'accusiamo che è in silenzio, ma parla di più, soltanto che noi non ascoltiamo, carissimi miei. E alla luce del Vangelo di oggi, vorrei contemplare un po', meditare con voi, l'effetto della parola di Dio sulla nostra vita. Che effetto ha? Perché sai, quando tu ami qualcuno, la sua voce ha un potere su di te. Vedete questa cosa? Il modo con cui l'altro di cui sei innamorato o innamorata parla, la tonalità della sua lingua, come parla, ha un effetto straordinario su te, a tal punto che alcuni possono essere manipolati in questo. Sei arrabbiata, ti dice una cosa e ti scioglie. Quella sua parola ha un effetto su di te. È così quando si innamora. Perché quando ti innamori diventi vulnerabile sempre. È così. E anche Dio, quando si è innamorato dell'uomo, di noi, è diventato vulnerabile davanti a noi. Anche la nostra parola ha un effetto sul cuore di Dio, sapete, più che ne pensiamo. Oggi contempliamo un po' l'effetto della sua parola in noi. Allora, il Vangelo di oggi comincia che Gesù si sposta quando hanno arrestato Giovanni. Gesù non parla al pubblico prima che Giovanni muore. Che cosa significa questo? Che per cogliere veramente la voce di Dio nella nostra vita, tutte le altre voci devono entrare in silenzio. Quando ti innamori, la voce della persona di cui sei innamorato diventa più importante di ogni altra persona, più di tua madre, e più di tuo padre, e più del lavoro, più di tutto. Anche se dice delle sciocchezze, la sua voce è più importante. Tutti gli altri sono shutdown, non parli più, non li ascolti. Soltanto lei, alcuni possono pure entrare in una fissazione, no? Ma soltanto lei, è lei la mia ragazza, lui la mia ragazza, lei. È così. La voce di Dio per noi deve essere così. Quando veramente parla, Lui vuole parlare in un contesto quando noi vogliamo dare tutta l'attenzione a Lui. Perché è così. E deve essere così quando ti innamori. Il Signore chiede questo. Sapete, il Signore aspetta di parlarci tante volte quando noi siamo pronti ad ascoltarlo. Aspetta quel momento. E sapete, aspetta quel momento con dolore. Se tu vuoi parlare con qualcuno e non ti vuoi ascoltare, soffri. E poi quando ti ascolta ti svuoghi. È così che io ho fatto. Era in silenzio Gesù per 30 anni. Tratteneva se stesso finché arrivava il momento. Poi ha cominciato a parlare. Perché ha aspettato il momento dove il popolo era pronto ad ascoltarlo. Dio è un grande economista. Non fa le cose a caso, tu non sei una coincidenza su questo mondo. Aspetta il momento propizio per noi.
Tante volte quando è il nostro momento propizio, quando siamo nel peccato, quando siamo nella malattia, nel dolore, sì, parla lì, aspetta anche in quei momenti. Ma questo è molto importante per noi. Siamo pronti a cogliere la voce del Signore come una voce unica che sorpassa ogni altra voce nella mia vita? O una voce tra tanti altri, sa quando vai al supermercato? Se tu ti innamori di una ragazza, è una ragazza tra tanti altri? La stimi così? O c'è qualcosa di speciale? Una ragazza una volta mi ha detto: per il mio ragazzo io ero sempre una opzione, mai una scelta. Ero sempre una tra gli altri. Mai mi ha veramente scelto come ho fatto io. La voce di Dio, anche per noi, non deve essere una tra tanti, ma la voce. Seconda, Gesù, quando Giovanni lo arrestano e poi Giovanni muore, lo uccidono, Gesù lascia Nazaret e sapete dove va a cominciare a predicare? A Cafarnaum, che si chiamava la Galilea dei Gentili. Che cosa significa? Gesù è andato a quella parte di Israele dove c'era un mescuglio di credenti e non credenti. Gesù non è andato a un luogo dove tutti credevano. Anzi, citando il profeta Isaia, il Vangelo diceva, De Matteo ci dice, era il popolo che viveva nelle tenebre. Cioè, Gesù comincia dalle parti più difficili, dove forse, e tu dici, ma se vuoi cominciare una missione fai successo, cominci da quel luogo che è più difficile, perché non vai dove più ti accettano? No, no, ma Dio non è uomo, fa le sue cose, il suo stile. Gesù prende queste sfide nella nostra vita, carissimi miei, entra e comincia a parlarci sulle cose che sono molto importanti, anche se non crediamo, anche se abbiamo difficoltà, anche se ci sono le tenebre, perché in una relazione se non parli su quello che è importante, dopo pochi giorni finisce tutto, cominciamo sul nulla, parliamo sul nulla, su che cosa? Vediamo quando vogliamo evitare un conflitto nella famiglia o nella relazione. Parliamo di tutto, siamo superficiali, ma non parliamo su che cosa abbiamo bisogno di parlare. Non indirizziamo le circostanze concrete. Infatti Gesù comincia a indirizzare concretamente. Lui è la luce che vuole entrare nelle nostre tenebre, cari signori. E veramente vuole farlo. Gesù non vuole soltanto la sua attenzione su di lui, perché narcisista. I narcisisti nella relazione sono primo io, secondo io, terzo io, e se il quattro io, non esiste nessun altro che io. Gesù non vuole questa attenzione su di lui per narcisista, no, per donarsi a noi, per servirci, per darci la parola che abbiamo bisogno. Date attenzione a me, io vi parlo nelle vostre tenebre, nelle vostre oscurità, nel vostro peccato, lì io voglio entrare e da lì comincio. Sapete perché? Perché i nostri peccati, le nostre tenebre mascherano la nostra ricerca per la nostra gioia. Il peccatore, quando noi pecchiamo, sa cosa facciamo? Noi cerchiamo l'amore, la gioia, la pace in un luogo sbagliato. Quello è il peccatore. Peccatore è quello che cerca il bello, il buono, l'amore, la gioia, la felicità, la vita, ma la cerca in modo sbagliato. Quando vivevo in prigione io ho incontrato tanti carcerati. Parlando con loro, che cosa cerchi nella vita? Con tutta la droga, con tutto il sesso, la prostituzione, e tutti i soldi, tutto il traffico di droga che fai, tutto questo, che cerchi? A fin dei conti, è di essere felice, padre. Ma cerchi la gioia in un luogo sbagliato. È per questo che il Signore ci parla dei peccati. Non ci parla dei peccati per, sai, ci bastona. No! Perché vuole rivelarci. La gioia che stai cercando, io ti posso darti la vera strada, caro mio. Posso dimostrarti dove puoi trovarla. Allora sì, entra la parola di Dio, entra nelle nostre tenebre e dalle parti della nostra vita dove non crediamo. Perché se non c'è fede, e non c'è Dio, c'è il vuoto nella vita. Attenzione a Lui. Entra dalla Galilea dei Gentili, dalle tenebre, la parte più oscura. La terza cosa,
Cosa fa Gesù quando parla? Convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Ma Gesù, quando ha detto queste cose, non ha fatto così: convertitevi perché il regno di Dio è vicino. No, l'ha detto con gioia: convertitevi, il regno di Dio è vicino. Perché? E perché c'era bisogno che Gesù parlasse della conversione? Ma Giovanni Battista non parlava prima della conversione. Ma non tutti andavano da lui. Cristo ripete il messaggio di Giovanni? No. Perché? Perché la conversione sulla bocca di Cristo è una cosa nuova. Convertiti sulla bocca di Giovanni significava: vedi il male che stai facendo e cambi vita. Cambi. Smettila. Smettila di fare quelle sciocchezze nella tua vita. Quella è la conversione di Giovanni. Ma sulla bocca di Gesù non è così. Convertirsi sulla bocca di Gesù significa così: il regno di Dio è vicino. Che cosa significa il regno di Dio? Significa l'amore di Dio vicino a voi. Convertiti significa accetti che io ti amo. Convertirsi sulla bocca di Dio significa rispondi al mio amore. Non rispondi a una legge, non fai, non fai, non fai, non fai. Rispondi all'amore, quella è la conversione cristiana, carissimi miei. La conversione cristiana non cominci quando tu ti riconosci come un peccatore, ma quando ti riconosci come un amato, qualcuno che è amato, e vuoi rispondere all'amore dell'altro. Questa è la conversione cristiana, questa è la conversione del Vangelo, questa è quella che la parola vuole dirci ogni volta che noi leggiamo la parola di Dio. È sempre una chiamata alla conversione, ma in questo senso rispondiamo al fatto che sono amato, carissimi miei. E anche oggi, in questa Eucaristia, dobbiamo uscire da qui, non come siamo entrati, come sei venuto a messa non è importante. Potevi fare le peccati più brutte che esistono al mondo proprio qui, davanti alla Chiesa. Non importa, come esci importa. Esci una persona, non che hai cambiato stile di vita, neanche, ma cambi mentalità. Io sono amato e voglio rispondere all'amore. Questa è la conversione costante che abbiamo bisogno della Chiesa. La Chiesa ha bisogno, tutti noi come Chiesa, di convertirci con la parola di Dio in questo senso. Voglio rispondere a quanto sono amato. Infatti, ogni volta che noi veniamo in Chiesa soltanto per riconoscere questo, la messa come comincia? Tante volte, e sapete quanto mi arrabbio, quando noi sacerdoti, e qualche volta lo faccio io, diciamo: cominciamo questa messa a riconoscere questi peccati. Ma no, non si comincia la messa a conoscere il peccato. La messa si comincia: l'amore di Dio è con voi, la grazia di Dio è con voi, poi ci riconosciamo i peccati. Non cominciamo da noi, mai, sempre da Lui. Questa è la nostra gioia, carissimi miei. Allora, la parola di Dio sempre ci mette in questa direzione, in questa pista. Quando leggiamo, preghiamo con la parola, cominciamo sempre. Il libro della Bibbia non è nient'altro che una lettera d'amore che Dio ha scritto al mondo. Soltanto questo. La Bibbia è una lettera d'amore. Quarta cosa che il Vangelo oggi ci rivela. Gesù, in quel contesto, morto Giovanni, arrestato, va in luogo Galilea dei Genti, proclama la conversione, poi Gesù fa una passeggiata, va vicino al mare. Malta l'avrebbe piaciuto, Gesù, sicuramente, perché è al mare. Avete avuto questa bella passeggiata e lì Gesù chiama i primi quattro apostoli. E davanti alla chiamata loro rispondono immediatamente. Questo è un segno come noi dobbiamo rispondere alla parola di Dio. Rispondiamo immediatamente. Tante volte noi sappiamo nel profondo del nostro cuore che cosa dobbiamo fare, ma procristianiamo, come si dice in italiano? Avete capito bene? No, invece di decidere immediatamente, di fare immediatamente, sì, domani verrà, domani non verrà mai nella vita. Ma questi hanno lasciato immediatamente, sapete? Hanno lasciato qualcuno che era molto caro a due di loro. Hanno lasciato il padre. Non è facile. Ma sapete cosa significa hanno lasciato il padre per seguire Gesù? Non soltanto il padre, significa hanno lasciato il passato.
Perché il padre significa il mio passato, i figli significano il futuro nella vita, ma il padre significa il passato. Cioè Gesù ci chiede: se accettate il mio amore, convertitevi, camminatevi indietro a me lasciando il vostro passato. Adesso io vi do un futuro, lasciate il padre, tutto quello che è passato lasciatelo, andate sempre avanti. Chi vive con la parola di Cristo va sempre avanti nella vita, anche se sbagli, sempre avanti, mai indietro. Il passato dobbiamo lasciarlo completamente alla misericordia di Dio. È bello questi che hanno lasciato il padre. Qual è il tuo padre? Chi è tuo padre che devi lasciare? Non il tuo padre genetico. Qual è parte del tuo passato che il Signore oggi ti chiede di lasciare qui in questa messa? Qui, oggi e non domani. 22 gennaio 2023. Adesso, 17:30. Devi lasciare qui qualcosa del tuo passato oggi per cominciare un nuovo cammino. E poi la quinta cosa, l'ultima cosa che Gesù fa con la sua parola in questo Vangelo. Gesù guariva gli ammalati e liberava, esorcizzava i demoniati, scacciava via il diavolo. La parola di Dio nella nostra vita ci guarisce e ci libera da Satana, dal male. Perché Gesù ci guarisce con la sua parola? Non soltanto, ma con la parola primariamente. Sapete perché? Perché tante delle nostre ferite nella vita sono parole. Vedete un po' questa vostra memoria, e più che siamo anziani, e più che abbiamo. Quanto siamo ferite con le parole degli altri. Una parola che ti ferisce rimane qui, nel tuo hard disk. Continua lì anche prima che dormi. Te la ricordi? Anche dopo tanti anni, sapete, quelle parole rimangono. Le parole che ci feriscono rimangono. È per questo che Gesù vuole guarirci in questo contesto, di sostituire le parole che ci hanno ferite con la sua parola che lui dice che dà vita. C'è la parola che guarisce. Tante volte Gesù con poche parole ha fatto grandi miracoli. Lazzaro, esci! Con due parole ha risuscitato un morto. Sia guarito, con due parole guarisce la lebbra. La sua parola ha un potere di guarigione su di noi, invece di riempirci con un rancore, carissimi miei, perché non leggiamo la parola di Dio che ci guarisce e ci libera dal male. Allora oggi, in questo giorno particolare della Chiesa dedicato alla Bibbia, io vi invito di essere più familiari con la parola di Dio. Portate un piccolo Vangelo tascabile, un'app sul vostro cellulare. Ci sono l'app anche per anche l'italiano, per la parola di Dio. Un sito dove potete trovare la parola ogni giorno, un piccolo commento, un breve pensiero che vi accompagna. Altrimenti rischiamo, se non ascoltiamo Dio, Lui che è innamorato di noi, rischiamo di ascoltare tante altre parole che non ci danno vita, ma ci sostituiscono. La nostra pace, il nostro cuore, la nostra mente, il nostro futuro. Tutti cercano di manipolarti tante volte. Non sai dove è la verità, chi dice questo, chi dice l'altro. Gesù ha detto che io sono via, verità e vita. La sua parola è l'unica parola che è vera, che dura, che rimane, fratelli e sorelle. Allora oggi è un giorno di gioia per noi. Perché colui che è innamorato di noi ci parla. Ci parla in un modo molto importante. Entra nelle nostre tenebre, entra nel nostro peccato, ci conferma che Lui ci ama, ci chiede di rispondere al suo amore, ci chiede di lasciare il passato e ci chiede di lasciarlo guarirci. Beati noi se apriamo il nostro cuore e al mistero e la potenza della sua parola nella nostra vita.